Una casa dell'energia davvero gremita accoglie le celebrazioni per gli 80 anni di Coldiretti. La parola chiave è insieme, perché un partigiano 80 anni fa fondò la Coldiretti e insieme a tante persone che avevano bisogno di recuperare la loro dignità perché venivano chiamati cafoni, contadini, eccetera, hanno creato una forza importante che dette la possibilità alla politica dell'epoca di redistribuire terreni presi ai latifondisti che li tenevano incolti e costruire un popolo di persone che hanno recuperato con questo la loro dignità del lavoro. Tante le sfide ancora da affrontare. Oggi abbiamo bisogno di stare insieme ancora perché paradossalmente dopo tutti questi anni c'è una grande minaccia che è rappresentata da un mondo che cerca attraverso il cibo sintetico, attraverso l'ultraprocessato, attraverso l'omologazione di distruggere quello che di bello ha fatto in questi 80 anni l'agricoltura italiana, cioè la miglior agroalimentare e il miglior cibo del mondo. Quindi le vostre battaglie vanno avanti più uniti che mai? Vanno avanti uniti, abbiamo bisogno di stare insieme, non solo insieme come agricoltori, ma anche insieme a tutti i cittadini che insieme a noi devono capire che l'agricoltura è una fetta importante dell'economia italiana, anche legata a tutta una serie di indotti, che è quello del fatto che, come dire, il turismo conta sul nostro bel paese, che anche tutta la parte di agroalimentare e di trasformazione non può che contare sulla grande qualità e sulla tipicità dei nostri prodotti.